Cioè, amiche, cioè, amici, cosa fare quando lui non chiama? Se sei relazionata con un uomo che si fa sentire poco, che diciamo non è molto disponibile nei tuoi confronti, devi fare esattamente il contrario di quello che ti verrebbe spontaneo fare. Perché è come se la parte emotiva di quest'uomo ti dicesse: io voglio desiderare, non voglio possedere. Quindi quello che tu non devi fare è iniziare a cercarlo, iniziare a inseguirlo, perché se più lo insegui, più questo scappa. Perché è come se emotivamente ti chiedesse, nel momento in cui lui non ti cerca: non voglio rottura di cazzo, non voglio essere cercato. E allora non devi cercarlo. Anzi, paradossalmente, meno ti cercherà una volta all'anno, quella volta non sarai disponibile. Quella volta gli dirai: no, guarda, ah, mi spiace, mi hai cercato proprio nel giorno sbagliato, ma non ti preoccupare, capiteranno altre occasioni, e rimandi. Questo è l'unico modo per, come dire, per sfancularlo, tra virgolette, l'unico modo per generare ancora più interesse, perché è come se gli amplifichi il desiderio. Cioè, lui ti cerca una volta all'anno e tu quella volta non puoi. E inizierà a dire: ma cazzo è possibile? La cerco una volta all'anno, e la sua parte emotiva inizierà a trovare questo tutto interessante. Perché è una persona che evita di chiamarti perché lui vuol viversi il pathos del non possedere, vuol viversi il pathos del desiderare. E normalmente invece si fa al contrario: quello non ti chiama e tu inizi a tempestare di telefonate. In questo modo andrai proprio a ottenere l'effetto contrario. Quindi, se lui non ti chiama, aspetta. Se riesci a mandare stimoli indiretti, fallo. Che ne so, posta foto in cui sei gnocca su Facebook, su altri social che magari lui può vedere, e per, diciamo, che in qualche modo sia attizzato, abbia voglia di cercarti. Poi, proprio mentre ti cerca, quando ti cerca, no, lì gli negherai la tua presenza. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!